bravissimo video. Buongiorno e siamo a tavolino in questo nuovo video in cui ho detto la intro giusto senza mangiarmi parole o cose. Assurdo, non ci credeva nessuno. Oggi siamo in compagnia di Marta, il telefono da stand by. È tornata, lei è la... No, non è la prima che torna, no, mi dispiace. Però lei è tornata e quindi è da fare un applauso. Perché c'ho sempre qualcosa in mano, devo fare un applauso e non posso mai dire. Che fai così? Perché c'ho Comunque oggi che cosa siamo? Siamo in Imitalo YouTuber. Ho scelto che YouTuber che praticamente non conosce nessuno. Non è vero, in realtà sono anche abbastanza. Però lei non li conosce probabilmente. Quella da zero. E quindi oggi, grazie alla nostra ruota della sfortuna, cercheremo di imitare questi YouTuber. Ovviamente prima gli ospiti, perché fondamentale. Pure. Certo, per esempio prima gli ospiti. Vedi? Zero. No, no, vai. Tanto poi lo diciamo tipo, ah, è uscito, boh, tipo Surreal Power. Che cazzo? Beh, vedete. Il fatto che però non si conosca Surreal Power, vabbè, stanno scendo le persone qui di fianco, sì, però è un YouTuber da, boh, non so, c'ha 3 milioni di iscritti, 2 milioni di iscritti, non lo so. Non, vabbè, dipende dall'argomento che porta. Vabbè, porta gameplay, è l'unico che porta gameplay, tutti quelli che ho scelto, però era importante perché non so neanche che clip ho scelto. Queste clip le ho scelte, penso, boh, 2 mesi fa. Non so cosa ci sia qui dentro. No, può essere, perché poi per fa un to cazzo di video ci abbiamo messo un po' di tempo. Ci siamo, io non so cosa ci sia in questa clip, quindi boh, lo scopriamo insieme. Ciao a tutti cacciotti e benvenuti in questo nuovissimo ed ultimissimo, si spera, video della Skyblock Light insieme a Stepney. E basta la intro, non mi serve tutto il resto. Allora, parla veloce, dice termini che io non ho mai sentito in vita mia. Zero proprio. Mi basta la intro, però li sentiamo. Chi dice ciao a tutti i cacciotti? Sì. C'è le cuffie. Fermi tutto. Un telefono per prendere questo. No, no, che dice? Ciao a tutti i cacciotti e benvenuti in questo nuovissimo video, ma ce la inventiamo. Nuovissimo e ultimissimo, si spera, video. Si è imparato la parte, dai. Ciao a tutti i cacciotti. Sì. Ciao a tutti i cacciotti e benvenuti in questo nuovissimo e si spera ultimissimo video. Volevo fare il mouse, sono accorto che non ha senso questo. Ma io... E tu facevi così, quindi pensavo di dover far finta di usare il... no, ma quello non... La tastiera! L'obiettivo era quello, però poi non so perché ho cominciato. Vabbè, pure le cuffie poi, quindi proprio... Raga, DJ Khaled. E ci siamo, abbiamo la nota più intelligente di quella delle altre volte. Infatti, toglie i nomi che sono nomosi. Non so chi sia uscito. Oddio, è uscito Bastian. Chi è Bastian? Sempre Bastian. Oddio, è uscito Bastian. No, Bastian è normale che tu possa non conoscerlo, visto che c'avrà 20.000 iscritti, probabilmente. Zero, non conosco. Stavo dicendo, no, Bastian, no, adesso sono sputtanato la vita. Ora vi faccio vedere la intro di Bastian. Che io volevo imitare, vabbè, metto Bastian, così tutti ci divertiamo. No, perché io così non la faccio. E invece, no. Lei non si trova. Ma se sto... ok, siete giusto, perfetto. Perché io sto scomposta sulla sedia. Quindi puoi stare anche così. Esatto, perché io mi metto sempre scomposta, non mi sembrava il caso. Comunque, ci siamo, Bastian. Ciao, raghi. E benvenuti in questo nuovissimo video. Che cazzo è? Cioè, assurdo, ma solo tu li conosci. Allora, devo dire che è tutta colpa di YouTube questo, perché io così a caso stavo girando. Ho visto questo YouTuber, ho iniziato a seguirlo circa... per borso. E ho detto, ma perché non mettono delle intro da fa? Già. Meno male che cambia da te. Oddio. Da un certo punto di vista forse avrei fatto meglio io di te. Però... Allora. Non sono pronto. Ho caldo. Non ti ricordi quello che ha detto? No. Quindi io mi ricordo... Ah no, in realtà me lo ricordo che dice... Ciao raga, benvenuti in questo nuovissimo video. Però come va? Dai, caro. Ciao raga, benvenuti in questo nuovissimo video. Così fa. È proprio così, non è così. Quindi fa un attimo. Ciao raga, benvenuti in questo nuovissimo video. Sei uguale.
per farla insieme. Duetto tipo TikTok qui. Adesso. Per allora, questa era la cosa più distruttiva e stancante. Adesso tutto il resto è in discesa, più o meno. Non ne sono sicuro. Vai. Vado. Io non ne sono sicuro, ragazzi, non siete pronti? Io li odio. Sono usciti in me contro te. Come si fa? Mi fa un cazzo. Allora. Li odio proprio. La domanda è, che clip avrà preso Chris? La domanda è, sono due, io chi invito? Chi ti pare? Beh, la ragazza, perché è la ragazza. No, tu inviti il lampadario. Ah, bene. Ti appendi al soffitto. Mi appendo al tuo. Bene, non bene. Ci sono cosa regge. Ciao a tutti, tu e lui e lei Sofì, insieme siamo in me contro te. Ciao a tutti, io sono Sofì e lui e questi, no, noi siamo in me contro te. Questo dice. Noi siamo bravi, ragazzi, cioè andiamo a Italia's Got Talent e dobbiamo imitare gli youtuber. Poi imitiamo anche, non lo so, i giudici tipo. Cazzo, ci sputano in faccia però, Sì. Hai ragione. Quindi meglio evitare. Ok. Giriamo la ruota per scoprire. Adesso mi esce qualche altra cosa di orribile. È uscito Sespo, per fortuna. Cioè, una cosa tranquilla, normale. Sembra fatto apposta comunque. Non è fatto apposta. Vi assicuro che non è fatto apposta. Niente è controllato. Che cavolo di video di Sespo ho preso? Non lo so. Tutti tirazzoli con Sespo. Oggi siamo con un nuovo vlog. Vabbè, tu sai parlare veloce. Allora, io voglio dire soltanto una cosa. Ma quando ho scelto ste clip, no? Ma una parlava un po' più calmo. Ma la capacità pure per imitarlo in questa maniera ci vuole, cioè, vorrei dire. Cioè, la clip dura 2 secondi, non una clip così corta. Ha detto il mondo in 2 secondi, cioè, chiariamo questa cosa. Allora, sentiamo con attenzione le parole. Attenzione ragazzi, qui è Sespo, ci siamo qui in un nuovo vlog. Ci ho messo più tempo però io. Oddio. Non mi ero manco accorta quasi. Dico, che è successo? Una folata di vento. No, è una intro. Dicono che sarebbe intro corte, no? Perché occupano spazio e la gente non interessa. Molto corta. Tieni. Adesso sono rimasti 2 persone molto simpatiche. Una molto tranquilla e uno molto incazzoso. Quindi ora scopriamo che cosa ti è uscito. Ti è uscito incazzoso. Chi è? È lui, aspetta, te lo faccio vedere. Forse lo conosco. Ma chi è? Oddio. Cioè, ma tu mi spieghi, no? Queste persone che stanno davanti a una telecamera, mettono i video su YouTube. Questa è la maschera? Sì. Con questa maschera, cioè io mi cagherei sotto a vederlo. Sulla testa? No, raga, fa paura proprio. Ragazzi, una volta si diceva l'uomo nero arrivava, adesso arriva Mr. Flame. Bella per voi, raga! Dal vostro stile, Mr. Flame di quartiere! Se ne va. Aspetta, bella per voi, raga. Per il vostro... Dal vostro stile, dal Mr. vostro Flame stile, Mr. Flame di quartiere. Sì. Bella per voi, raga! Dal vostro stile, Mr. Flame di quartiere. Brava! Brava! Oscar! Dovrebbero portarci un Oscar adesso! E a te il precandato a chi ASMR! Bene, come lo fai l'ASMR adesso? Allora, adesso, giusto per vedere il cronac, adesso siamo qui pronti, chissà che cosa dice in questa intro. Accetta, la devo prendere. Ti ho fatto cadere una moto. Te la mantengo io. Ah. E tu fai ciao ragazzi. E dice ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Ah sì, grazie di essere qui con me oggi. Vai. Perché mi sono uscite tutte queste cose? A parte Sespo comunque. Ciao ragazzi. Grazie di essere qui con me oggi. Signora, la si impiega? Mentre accarezza il microfono che non si sente ovviamente, però... E se fosse sempre collegato in ascolto a sentire tutto quello che viene detto in questa stanza e a registrarlo e a salvarlo per i è posti. Un problema. Anche perché consumerebbe un sacco di pile, quindi sarebbe costoso. Sarebbe costoso. Che cazzo ce l'hai a fare? Per
fare questi video, no? Fare questi video, certo. Se non avessi avuto il microfono, cosa facevo così, cioè? E l'aria. Mi faccio i miei capelli. Perché lei ce l'ha sopra quel coso. Vai. E quindi dopo aver fatto la intro molto bella, le mie sono proprio state delle cose proprio perfette. Lei Mr. Flame, io Bastian, cioè... Io Mr. Flame, lui Chiara SMR. Vabbè, vi siete rilassati in quei due secondi SMR. Sicuro vi siete rilassati, anche la state dormendo tutti. Ma il video è finito, quindi cambiate video perché noi andiamo avanti. Quindi per questo video è tutto, ringraziamo Marta per aver fatto Mr. Flame di quartiere. E ringraziamo me per essermi di nuovo ancora affossato di più la reputazione. E noi ci vediamo ad un prossimo video in cui evideremo di sputtanarci. Grazie, ciao. Mamma che positività. È impossibile. No, è impossibile perché siamo soggetti, capito? Hai ragione. I soggetti sono oltre, soggetti. Avanti. Ma non è la pagina.